Bentrovati a questo nostro appuntamento con Itinerari Domenicali. Siamo dunque al culmine di questo nostro percorso che ci ha visti insieme durante tutto l'arco della Quaresima per giungere al momento in cui riflettiamo su un tema fondamentale per il nostro cammino spirituale. Rinascere a nuova vita potrebbe essere il titolo di questo appuntamento che ci vede insieme per parlare della rinascita sotto diversi punti di vista, partendo innanzitutto da quello che è l'evento centrale della nostra fede, la resurrezione di nostro Signore. Ma come ogni settimana vogliamo introdurci a questo appuntamento con un servizio. Vediamo. La Pasqua, con la risurrezione di Gesù Cristo dopo la sua morte sulla croce, rappresenta il fulcro della storia della salvezza, poiché ci ricorda la vittoria definitiva sulla morte e sul peccato. Non si tratta solo di una commemorazione storica, ma è un evento che ha un profondo significato spirituale, permeando ogni aspetto della nostra esistenza. La Pasqua è una realtà viva e attuale, che continua a influenzare e trasformare le vite dei credenti attraverso il suo messaggio di speranza e rinascita in mezzo alle sfide e alle difficoltà. È la promessa di un nuovo inizio, di una possibilità di redenzione e di una luce che supera ogni sofferenza e oscurità. Anche nei momenti più bui, la Pasqua invita i credenti a guardare oltre le circostanze presenti e a confidare nella presenza amorevole e salvifica di Dio. Questo significa abbracciare i valori del Vangelo, praticare la compassione, perdonare gli altri e perseguire la giustizia e la pace. La risurrezione di Gesù è il modello per una vita trasformata e orientata verso il bene. Padre Pio, che viveva quotidianamente la passione di Cristo, nel suo epistolario ci presenta un breve discorso in cui entra nel pieno significato della risurrezione. Dopo la giusta, doverosa e santa mestizia degli scorsi giorni sacri alla passione di Gesù Cristo, spunta la letizia di questa Pasqua, anniversario della risurrezione di Cristo, ed eccita tutti noi, suoi seguaci, a sorgere spiritualmente alla grazia. Continua. Perché Gesù Cristo si sacrificò alla morte? Per espiare le nostre colpe, mi risponde la fede. Perché risuscitò con tanto strepito di prodigi? Per testimoniarci il conseguimento della nostra redenzione. Nella morte di Lui ci rammenta che eravamo morti per il peccato. Nella sua risurrezione abbiamo invece un perfettissimo modello del nostro risorgimento alla grazia. Siccome Gesù Cristo è risorto immortale alla vita di gloria, così, a dire con lo stesso San Paolo, dobbiamo noi pure risorgere immortali alla vita di grazia, con fermo proposito di non voler mai più, per l'avvenire, soggiacere alla morte spirituale dell'anima. Lui, che ha vissuto profondamente i patimenti del Calvario, come un novello cireneo aiutava i fedeli a portare il peso delle proprie debolezze, a risorgere dalla propria vita peccaminosa e a ritornare nella luce della conversione. E quanto Padre Pio vivesse il suo Calvario ogni giorno, nella stessa situazione in cui tante persone vivono anche momenti di dolore e difficoltà, anche se poi Padre Pio questa sua vita l'ha trasformata, ecco, con le sue virtù eroiche in qualcosa che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per tante persone. Parleremo comunque dei momenti di buio, di oscurità, che tante volte possiamo incontrare lungo il nostro cammino, anche e soprattutto a causa della malattia. Avremo una testimonianza che ci parla di questo, ma soprattutto di resurrezione a nuova vita. Intanto però vogliamo trasferirci in un altro punto, luogo del convento di Santa Maria delle Grazie, qui a San Giovanni Rotondo, che è stato, come dire, centrale nell'altro momento forte che abbiamo vissuto, sembra quasi ieri, davvero è passato poco tempo. Parliamo del tempo di Natale con il presepe, appunto, realizzato da Padre Rinaldo Totaro, che è il guardiano del convento di Santa Maria delle Grazie. Perché ci trasferiamo in questo luogo? Perché all'interno di questo presepe c'è un punto
particolare, c'è un angolo particolare che ci parla appunto di resurrezione. Allora ascoltiamo Padre Rinaldo. Pace e bene, cari amici, siamo a conclusione di questo tempo forte della Quaresima. Viviamo il tempo della gioia della risurrezione, ma sempre, lo ricordiamo, dobbiamo partire da quel dono che Gesù ha fatto della sua vita al Padre per la nostra salvezza. E siamo qui davanti a quest'angolo particolare del presepe che diventa il Calvario e diventa la tomba dove ci sono i segni della risurrezione del Signore. Ecco, siamo qui perché sappiamo bene che Gesù ci dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto, se muore, dà molto frutto. E quindi ecco l'offerta di Gesù al Padre, che dal costato di Gesù sgorga quest'acqua che porta il bene, porta la salvezza. Lo ricordiamo sempre, ai piedi della croce c'era Maria e Giovanni e attraverso proprio questo momento Gesù dà la sua mamma a tutti noi: donna, ecco tuo figlio, Giovanni, ecco tua madre. E poi ecco l'augurio di oggi, della Pasqua. Che cosa vogliamo ricordare? Che 2000 anni fa gli uomini, come leggeremo su questo dépliant che è stato messo qui, questa locandina che è stata messa qui vicino a questo masso che rappresenta la tomba, 2000 anni fa hanno ucciso la vita, ma questa vita che è stata messa chiusa nel sepolcro, sigillata, è esplosa e non poteva essere soggetta alla morte, e questa vita nuova che risorge. Però che ce lo ricordiamo, abbiamo voluto mettere questo sigillo ancora sulla tomba perché noi, come ci parla quest'altra locandina, noi possiamo ancora tenere bloccata la vita per noi, perché se non gli diamo la possibilità di portarci la gioia, la pace, la riconciliazione, ecco, Gesù è risorto, Gesù è una vita nuova, è presente in mezzo a noi, noi lo dobbiamo accogliere nella nostra vita. E allora l'augurio della Pasqua, la Pasqua che è la risurrezione del Signore che deve diventare la vita nuova per noi. Ecco, questo è l'augurio che noi vi facciamo, che questo sigillo che ancora è presente qui sia tolto, sia spezzato dalla nostra buona volontà, dal nostro amore, dalla nostra accoglienza della vita nuova di Gesù. Quindi auguriamo a tutti voi una buona Pasqua, una vita nuova in Gesù risorto e soprattutto l'augurio che possiamo portare quest'annunzio come lo ha fatto Maria di Magdala, come l'ha fatto Pietro e Giovanni, diventando apostoli e testimoni della risurrezione del Signore. Buona Pasqua a tutti voi. Grazie Padre Rinaldo, e ovviamente l'invito che vogliamo rivolgere a tutti voi amici che magari proprio in occasione di queste festività pasquali verrete qui a San Giovanni Rotondo, avete la possibilità di visitare questo luogo straordinario, ancora aperto appunto al pubblico in occasione poi degli 800 anni dell'invenzione, dell'ideazione del presepe da parte di San Francesco. Stiamo vivendo appunto questo tempo particolare. Ricordo per chi viene a San Giovanni Rotondo, lo trovate sul lato sinistro del sagrato del santuario di Santa Maria delle Grazie. Bene, e ora vogliamo immergerci in quella che è la storia di resurrezione a nuova vita che vogliamo proporvi quest'oggi. Lo faremo più ampiamente nella seconda parte, ma voglio subito salutare il nostro ospite in collegamento. Si tratta del dottor Francesco Niglio, chirurgo, pediatra di fama, professore universitario. Una carriera brillante, ricca di soddisfazioni. Vedremo
come è entrato in questo periodo, momento oscuro della propria vita e come ne è uscito, potremmo dire risorto. Allora, un rapido saluto al dottor Niglio, grazie per essere con noi e benvenuto. Buonasera, grazie a voi per l'invito, ma soprattutto per potervi raccontare di questa mia nuova vita, questa mia resurrezione che è tutti i giorni con me, grazie al Signore che ha voluto che risorgersi a nuova vita. Grazie dottore, allora ci fermiamo soltanto per qualche istante e torneremo insieme nella seconda parte di Itinerari Domenicali. Torniamo dunque insieme in questa seconda parte di Itinerari Domenicali. Come vi ho anticipato, siamo in collegamento con il dottor Francesco Niglio per parlarci di questa vicenda che ci parla sì di malattia, di conversione, ma soprattutto di resurrezione a nuova vita. Allora, di nuovo benvenuto tra noi. Dottore, ci può raccontare la sua vicenda? Quando ha incontrato la malattia? Nel momento, credo, di maggiori soddisfazioni anche dal punto di vista professionale, quando sembrava tutto alla sua portata. Sì, come giustamente quando sembrava, era un'apparenza, era un chirurgo famoso, professore universitario, sembrava, ripeto, sembrava che la vita mi stesse dando il meglio di se stesso, invece non era assolutamente così, l'ho percepito successivamente. Una sera improvvisamente, sottolineo, sembrava che stessi per lasciare la vita terrena. Improvvisamente ho perso i sensi, sono andato in urgenza in ospedale e per sopravvivere mi sono trovato legato ad una macchina, i miei reni non funzionavano più entrambi, sono entrato in dialisi. Dipendevo da una macchina. Circa 10-12 ore al giorno, 365 giorni all'anno. All'inizio c'è stato un periodo buio, un periodo duro, un periodo in cui avevo perso ogni speranza, non credevo più in nulla. 12 ore tutti i giorni, quando dipendevo totalmente da questa macchina, all'improvviso però la disperazione mi ha fatto alzare gli occhi al cielo e quando ero legato a questa macchina 12 ore al giorno, ho alzato gli occhi al cielo e il Signore mi ha detto: resisti perché la vita è importante, perché significhi qualche cosa per la vita. Il Signore mi ha mandato un messaggio, mi ha dato la forza perché qualche cosa succedesse. Ebbene, mia madre mi ha dato una vita, la possibilità di sorridere alla vita, la possibilità di poter dare un segnale importante, di poter essere qualcuno donandomi parte di se stessa. Quindi la mia vita è ritornata, grazie a mia madre, il 29 aprile del 2005 e solo allora ho capito qual è il vero significato della vita. Ho capito che il Signore mi ha mandato un messaggio ben chiaro: la malattia non era sicuramente una punizione, la malattia era qualche cosa che mi poteva e mi doveva convertire al vero significato della vita. Il 29 aprile 2005, quando mia madre mi ha dato parte di se stesso, quando mi ha fatto tornare alla seconda vita, e allora ho compreso che la vera guarigione non è la guarigione del corpo, ma la vera guarigione è la guarigione dell'anima. Il 29 aprile 2005 sono tornato a sorridere alla vita e allora mi sono chiesto, molti lo sanno, che cosa potessi fare per ringraziare il Signore che aveva voluto questa mia conversione dell'anima e ho dedicato la mia vita. Siamo abituati a chiamarli poveri, io dico a chi è più sfortunato di noi. La mia conversione, la mia resurrezione
da allora cammina sulle mie gambe e la mia seconda vita che ho dedicato, continuo a dedicare al Signore, porgendo il mio essere medico, porgendolo a chi è per strada, a chi è nell'indifferenza spesso di molti. La mia seconda vita è questa, è la vita che oggi ha un significato, concreto, è la vita di un uomo che non è guarito nel corpo, ma sta cercando di guarire nell'anima e sta cercando di dare un significato alla sua vita, ancora oggi, guardando in alto e ringraziando il Signore. Ecco, dottore, noi vogliamo contestualizzare la sua vicenda. Lei è di Foggia, vive a Foggia, la sua storia, ecco, si è dipanata in una città che vive la forte esperienza anche di emarginazione dei senza tetto. E lei è indicato, ecco, da tanti appunto come il medico dei poveri, come ci ricordava qualche istante fa. Ma sono tanti gli elementi che potremmo evidenziare da questa sua vicenda straordinaria. La prima che balza agli occhi è quella del medico che si trova ad un tratto dall'altra parte, ecco, diciamo così, del campo di battaglia, se possiamo definirlo in questo modo. Ecco, da medico a paziente, quanto questo ha influito sulla sua sensibilità professionale? Io direi che ha influito totalmente. Quando sono passato, ho saltato lo steccato, sono passato dall'altra parte della barricata. Da medico a paziente ho compreso veramente qual è il significato della sofferenza, ho compreso che cosa significa essere medico, ho compreso che si può essere un buon medico anche e soprattutto senza camice, che si può essere un buon medico molto spesso non curando le malattie, ma curando il paziente, sedendosi accanto al paziente e mettendogli una mano sulla spalla. La sofferenza ti cambia, la sofferenza ben venga, se è conversione, se è guarigione. Oggi vivo il mio essere medico, in maniera assolutamente diversa. Vivo il mio medico da paziente, vivo il mio medico nella vita di tutti i giorni senza camice. Guardi, racconto un particolare, ma che non mi rende migliore. La mia storia è la storia di tutti i giorni di tanti. Quando vado a fare il controllo per il mio trapianto, vado senza camice perché quel camice non è un attributo di priorità o di privilegio. Allora quel camice dobbiamo saperlo indossare in maniera invisibile e saperci accostare, donare la nostra storia, il nostro essere medici a chi spesso è nella indifferenza di chi dovrebbe fare di questa professione una missione. Non sono parole dette tante per, ma siamo abituati genericamente a dire un mi spiace per tante storie di sofferenza che ci avvicinano, che ci circondano, ma poi non sappiamo che ci può toccare ed è toccato a me e forse allora ho capito qual è il vero significato della sofferenza, della malattia, che non è una punizione, non mi stancherò mai di dirlo, è il significato di poter donare te stesso all'altro, poter intravedere in chi soffre, in chi spesso è sporco, non viene avvicinato, poter vedere il vero volto del Signore che soffre. Se riusciamo ad intravedere come medici il volto del Signore in chi soffre, in chi spesso è scordato, e allora il nostro essere medici avrà un significato reale e concreto. Sono parole che toccano nel profondo, dottore. Noi la ringraziamo per questo suo contributo, ma vogliamo ancora approfondire per quello che è possibile, limitatamente al tempo a disposizione, un altro aspetto che tra l'altro si innesta perfettamente in tutto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in queste ore. Abbiamo parlato di sofferenza, di passione, di calvario. Abbiamo parlato di resurrezione, ma torniamo indietro di qualche ora.
ad un'ora in particolare, l'ora della madre. Come ci ricordava dalla sua storia, ecco, emerge questo fatto straordinario, una mamma che dà la vita, le madri danno la vita, ma nel suo caso gliel'ha data una seconda volta, ecco, con una parte di sé, con un trapianto importante di organo, da persona vivente, un dono straordinario che solo una mamma può concepire. Ecco, su questo, so che lei è particolarmente, sensibile e ci tiene, a raccontarlo e a portarlo come testimonianza ovunque. È assolutamente importante e fondamentale perché la nostra storia, io dico la nostra, non solo la mia, la nostra storia cammina sulle nostre gambe. Deve essere testimonianza di malattia, di fede, di speranza soprattutto. E allora quello che ha fatto mia madre è quello che tutte le mamme compirebbero. La donazione degli organi è stata qualcosa che Papa Francesco ha portato come sua importante testimonianza. E allora io sarò sempre lì davanti a testimoniare con il mio viso, con la mia storia, con il mio sorriso ritrovato e anche con le lacrime che spesso nelle difficoltà oggi verso, perché ho imparato anche a piangere, ho imparato anche a vestirmi di un abito diverso, ho imparato ad essere accanto a chi soffre, sapendogli porgere una spalla, ebbene, noi abbiamo il dovere di essere lì davanti, in quella processione che si avvicina a quel sepolcro e dove il Signore è risorto e la nostra risurrezione di tutti i giorni deve essere la risurrezione di ogni popolo, di ogni persona che soffre. È quella luce della resurrezione di Gesù che squarcia il buio e fa emergere il vero significato dell'esistenza. Possiamo sicuramente sintetizzare in questo modo quanto lei ha proposto quest'oggi, ha condiviso con tutti noi. Allora, dottor Niglio, augurandole davvero di proseguire in questa sua testimonianza, in questa sua missione anche in ambito professionale, vogliamo dare anche idealmente un abbraccio, un grande abbraccio a sua madre per quello che ha fatto e che nell'assoluto, come dire, nell'assoluta intimità del rapporto madre-figlio ha donato a tutti noi. Grazie, buona Pasqua di Resurrezione. Grazie a voi, buona Pasqua di Risurrezione, a tanti fratelli che in questo momento soffrono e sperano. Buona Pasqua a tutti. Grazie, grazie di cuore, dottor Niglio. E noi terminiamo qui il nostro appuntamento in queste ore di preghiera e di festa. Grazie ancora a tutti voi per l'attenzione, alla prossima.